Domenica 29 si è tenuta l'assemblea dei soci della Fondazione Carifano con due punti all'ordine del giorno molto importanti. Il primo è il bilancio preventivo 2024 e il secondo è la nomina dei nuovi soci. Per quanto riguarda il bilancio preventivo 2024, è il documento che è stato illustrato all'assemblea, ai soci della Fondazione, era stato già approvato dal Consiglio Generale all'unanimità e prevede per il 2024 erogazioni per 2 milioni di euro. 2 milioni di euro che sono in incremento del 50% rispetto alle erogazioni previste per l'anno in corso. E questi settori che vedono crescere le risorse destinate sono l'arte e la cultura, poi anche la famiglia, i valori connessi e l'assistenza agli anziani. Ci sono altri tre settori che vedono sostanzialmente riconfermati gli importi che sono già previsti per il 2023, che sono l'istruzione, la formazione con 250.000 euro, sono il volontariato, la filantropia e beneficenza sempre per 250.000 euro e il settore ambientale e l'ambiente, che è uno dei settori ammessi dal nostro statuto, che vede riconfermati i 100.000 euro che erano già lo stanziamento del 2023, che deriva però da una triplicazione dei fondi rispetto agli anni precedenti. Soltanto un settore è in riduzione, il settore della salute, medicina preventiva e riabilitativa, perché restiamo in attesa del piano sanitario regionale per comprendere che fine farà il nostro ospedale, che fine farà la sanità territoriale, e quindi in questo 2024 questo settore subisce una riduzione. Ci sono anche tre nuovi soci di nomina assembleare, che sono Dino Zacchilli, Claudio Gabellini e Luciano Cecchini. Tutti i dettagli del bilancio preventivo 2024 sono visibili e scaricabili dal nostro sito della Fondazione Carifano, www.fondazionecarifano.it.